Buongiorno, oggi volevo introdurvi leggermente la nostra azienda Chemtech. Chemtech è un'azienda discretamente giovane, nel senso che è nata da 10 anni ed è attiva specialmente nei prodotti di pretrattamento di metalli e di trattamento delle acque. Chemtech diciamo che esporta in tutto il mondo, però ci tengo a sottolineare che è una realtà italiana, nel senso che il centro, sia la produzione che il laboratorio, sono in Italia. Sicuramente una delle fiori all'occhiello di Chemtech, vorrei sottolineare, è il laboratorio. Il laboratorio abbiamo 5 persone che lavorano, bravissime, ed attivo principalmente nello sviluppo di nuovi prodotti e nell'assistenza dei clienti. Oltre ovviamente a tutti gli strumenti di analisi chimica e comuni strumenti di analisi della bruciatura, recentemente abbiamo introdotto una nuova analisi di verifica della bruciatura e per verificare la resistenza alla corrosione. Questa analisi è un'analisi elettrochimica, potete vedere qui lo strumento. Noi l'abbiamo introdotto 5 anni fa e questo ci sta aiutando tantissimo. È un'analisi che ci permette di verificare la qualità della verniciatura in sole 24 ore. Nel senso, noi sappiamo che con le normali attrezzature, con la nebbia salina, c'è bisogno almeno di un mese per riuscire a verificare la qualità della verniciatura. Riuscendo a analizzare in sole 24 ore, questo ci ha permesso di sviluppare nuovi prodotti a una tempistica molto veloce. Cioè, noi riusciamo a seguire, a stare dietro alle richieste di mercato e a migliorare i nostri prodotti in velocità a tempistiche molto superiori rispetto ai nostri concorrenti. Vi volevo introdurre velocemente come funziona questo strumento. Questo strumento ci permette, noi possiamo fare il lamierino, ci permette, noi andiamo ad applicare delle forti correnti sul pezzo e diciamo andiamo a vedere come reagisce il pezzo. Quindi otteniamo dei grafici, dei numeri, da questi grafici e numeri possiamo vedere se il lamierino ha delle failure, ha delle mancanze, oppure se la qualità è molto buona. Adesso non sto a entrare molto nel dettaglio, per questo vi invito sia a visitare il nostro sito, oppure a venire al talk che avremo al piedi di Conti.